le scapole, appoggio le mani indietro, punto la pianta dei piedi, spingo con l'addome e vado nella posizione della panca o della tavola, retraendo le scapole, sollevando piano piano anche il mio busto e da questa posizione in controposizione a Paschimottanasana sento una estensione a ciò che ho flesso. Mantenete la posizione ancora per due respiri profondi, sentendo i palmi delle mani radicate a terra, sentendo le spalle forti, le scapole leggermente retratte. E piano piano, piegando le gambe, portiamo i glutei verso i talloni e poi fluiamo andando di nuovo verso le mani, appoggiandoci con i glutei. Meraviglia. Da questa posizione incrociamo le gambe e quando vogliamo piano piano ci solleviamo. Appoggiamo le mani al tappetino e da questa posizione portiamo il piede destro e il piede sinistro indietro. Ancora una volta in Chaturanga Dandasana, nella posizione della panca e petto, mento, ginocchia toccano il tappetino. Appoggio il collo dei piedi di nuovo in Bhujanga, la posizione del cobra. Ci apriamo bene ancora. E poi, piegando le gambe, appoggiando i glutei ai talloni, ci allunghiamo nella posizione dell'inchino del bambino. E poi, piano piano, fluiamo, scorriamo come se fossimo un serpente. E da questa posizione, un piccolo cobra, allungandoci e scaricando le tensioni fronte al tappetino e con un atto di volontà da questa posizione solleviamo la gamba destra e piegando la gamba sinistra appoggiamo la pianta del piede al ginocchio per aiutarci nella posizione dell'arco. Sollevando leggermente la testa sentiamo che il fianco destro si apre. Meraviglia. E da qui, piano piano scendiamo, appoggiando la gamba a terra e sollevando questa volta la gamba a sinistra, appoggiando il piede destro, la pianta del piede destro al ginocchio sinistro e aprendoci lateralmente sulla parte sinistra. Sentiamo il nostro corpo in preparazione a Urdhva Dhanurasana, la posizione dell'arco. E piano piano, quando ci sentiamo pronti, sciogliamo questa posizione. Appoggiamo il ginocchio sinistro al tappetino e da qui inspiriamo nella posizione del mezzo scorpione. Ci apriamo bene. Inspiriamo ed espiriamo, sciogliamo. Da qui ancora una volta, quando ci sentiamo pronti, afferriamo con la mano destra e la mano sinistra il collo dei piedi. Ci aiutiamo retraendo le scapole, aprendoci bene. Già questa è una meravigliosa posizione, ma chi vuole può sollevare le ginocchia e piano piano sollevando anche le gambe, senza tensioni, senza stress, retrarre le scapole e prendere forma, prendere la forma di Urdhva Dhanurasana, la posizione dell'arco, e mantenere la posizione e respirare profondamente ancora per 3, per 2, per uno, meraviglia. Piano piano atterriamo con le gambe, le sciogliamo e manteniamo ancora il petto aperto, le gambe leggermente sollevate per la posizione di Shalambhasana. Meraviglia, manteniamo la posizione, sentiamo anche che le braccia si aprono e poi si allungano in avanti. Tutto il corpo in propriocezione, tutto il corpo in allungamento e piano piano appoggiate le mani al tappetino, appoggiate la